Ciao a tutti ragazzi, oggi dobbiamo smontare questa macchina del caffè, la famosa Inissia, perché ho già fatto la decalcificazione, ma c'è un dubbio che mi sorge. Praticamente non so se è il tipo di caffè o è la macchina del caffè. Esce praticamente molto piano 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 piano. Ho già provato a cambiare due tipi di caffè, ma è lo stesso. Non me la sento di prendere di cambiare 50 caffè per vedere il risultato e andiamo a provare a smontarla guardando in teoria, ecco, vedete, dopo un anno e mezzo di utilizzo la decalcificazione l'ho fatta due volte, non risolve, tutti i tipi di caffè mi fa, esce proprio così, quindi io penso che qui all'interno praticamente dovrebbe essere sporca. Quindi andiamo a berci il nostro caffè e poi procediamo con lo smontaggio. Dunque, per prima cosa, chiave francese, sganciamo. Fate leva sotto. E tirate verso il basso. Usate un cacciavite più grosso. Fate leva 1 e 2.
andiamo a sganciare il coperchietto. Se guardate, ci sono già dei segni dove basta infilare leggermente il cacciavite dentro e fare leggermente leva. Leggermente. Si sgancia in automatico da sola. Richiudiamo, blocchiamo questa. Dunque, stacchiamo gli spinotti.
la massa. Metto ancora un gancio. Sganciata dappertutto. Adesso tutto sto maradan uscire tutto insieme. Ecco.
questo lo laviamo. Fate piano con le linguette perché a me non me ne si è rotta neanche una, però non è che sia bella mace. Ragazzi, io lavo tutto per benino, 1, 2 e 3. Ah, un'ultima cosa. Perché non vedo i fori. Questo l'avevo, ero riuscito con una pinzetta, ero riuscito a far passare quasi tutti, perché non sono tutti puliti, i forellini, con un ago, una pinzetta, senza smontare nulla, avevo provato. Però ragazzi, io la pulisco tutta e la rimontiamo e la proviamo. Diciamo che dopo un anno e mezzo ci sta. Pulizia. Allora ragazzi, non è che era così tanto sporca, forse magari potevo provare a cambiare ancora caffè e vedere se era veramente il tipo di caffè, però come dicevo prima, onde evitare di comprare scatole di caffè magari che non piacciono e lasciarle lì e buttarle via, deciso di aprirla in questa maniera, l'abbiamo anche fatta tornare nuova. Io adesso rimonto tutto, velocizzo un po' la cosa, dopodiché andiamo a provarla.
L'ho accesa, non è scoppiata a casa. Facciamo la prova del 9, vediamo se era la macchinetta o era il caffè. Ragazzi, mi sa che era proprio la macchinetta, quel poco di sporco. Sì. Basta. Ecco ragazzi, alla fine delle finite non era il caffè, ma era la macchinetta perché ha usato la stessa stesso tipo di caffè che ho fatto vedere prima. Adesso all'inizio io pensavo che era magari in una capsula c'è più caffè, magari in una meno. Ho provato più caffè, ho provato. La differenza era minima, ma il problema era sempre quello. A volte prima non si è visto, ma in alcune proprio usciva la gocciolina. E niente, piuttosto che andare a comprare pacchi di caffè per poi magari non berlo, anche se sono uno che di caffè ne beve tanti, è stato meglio così, averla smontata, averla pulita e dopo un anno e mezzo ci sta anche. Quindi la ritengo missione compiuta. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.